Quando si tratta di OLED, il burn-in è indubbiamente il problema più temuto. Così ho passato 22 ore a cercare trucchi e soluzioni per evitarlo. La maggior parte delle persone dice semplicemente di non usare l'OLED per la produttività ed evitare di guardare immagini parzialmente statiche per troppo tempo. Ma se ci pensi, seguire questo consiglio è letteralmente impossibile. Qualsiasi tipo di contenuto, infatti, che sia un film o una diretta, un gioco oppure un'applicazione, contiene delle zone o degli elementi statici. Quindi ora ti parlerò dei 13 migliori trucchi realmente applicabili per usare il tuo schermo senza doverti più preoccupare del burn-in che ho trovato e testato personalmente nel corso di questi giorni. Iniziamo dai più semplici, ma che devono assolutamente essere utilizzati quando si possiede un OLED. Il primo consiglio ha a che fare con la barra delle applicazioni di Windows. Infatti, a parte quando si sta guardando un video oppure quando si gioca in modalità schermo intero, la barra delle applicazioni è completamente statica e sempre presente. Se c'è una cosa che al 100% causerà il burn-in sul monitor, è proprio questo elemento. Ma c'è una soluzione per renderla molto più dinamica. Cliccandoci sopra con il tasto destro del mouse e entrando nelle impostazioni barra delle applicazioni, è possibile attivare l'opzione nascondi automaticamente la barra delle applicazioni in modalità desktop. In questo modo rimarrà nascosta fin quando non cliccherai il tasto Windows della tastiera oppure ci andrai sopra con il mouse, mentre se ti allontani scomparirà nuovamente. Però, se come me hai Windows 10, come puoi vedere non viene esattamente nascosta del tutto. C'è ancora una specie di linea che, anche se in maniera minima, causerà sicuramente il burn-in allo stesso modo. Perciò, dopo averlo notato, mi sono messo alla ricerca di un'ulteriore soluzione. Finché non ho trovato un'applicazione che, se combinata al consiglio di prima, non solo riesce a far sparire completamente la barra delle applicazioni, ma può essere utilizzata anche sulle icone del desktop. Si chiama Auto Hide Desktop Icons e una volta scaricata non c'è nemmeno bisogno di installarla. Si apre direttamente con un doppio clic e dopo aver scelto il numero di secondi che si preferisce, nasconderà le icone presenti sul desktop finché non si clicca oppure trascina sopra qualche file. E mettendo la spunta all'opzione Start with Windows, non dovrai nemmeno preoccuparti di doverla aprire ogni volta che accendi il PC. Incredibile, vero? Esattamente come sapere che questo è il momento ideale per mettere mi piace. Il terzo miglior consiglio che ho trovato è che quando si deve utilizzare a lungo il proprio browser, conviene farlo in modalità schermo intero. Per esempio, supponiamo che tu stia facendo una ricerca e passerai un bel po' di tempo tra un sito e l'altro. Come puoi vedere, c'è una parte dell'interfaccia del browser che rimane completamente statica. Quindi nel lungo termine causerà sicuramente il burn-in. Ma per evitarlo, basta premere il tasto F11. Così viene direttamente mostrato solo il contenuto del sito e tu potrai continuare a navigare in questa modalità. Se poi vorrai aprire un'altra scheda oppure chiudere il browser, premendo nuovamente F11 uscirai dalla modalità schermo intero e potrai tranquillamente farlo. Il quarto e il quinto consiglio sono per gli amanti del tema scuro. Un'altra causa principale del burn-in, infatti, essendo quelle che richiedono la quantità maggiore di luminosità per essere mostrate, sono proprio le schermate bianche. Quindi conviene evitarle il più possibile. Però, anche quando viene impostato il tema scuro su Windows o sul proprio browser, alcune applicazioni e moltissimi siti online purtroppo non possono essere modificati. Continuano a rimanere di colore bianco, velocizzando così il processo di burn-in. Per risolvere questo problema ci sarebbero tante soluzioni, ma dopo averne provate parecchie, le migliori che ho trovato sono queste due. Per quanto riguarda il browser e i siti web, se come me utilizzi Chrome e vuoi che qualsiasi sito venga mostrato con un tema scuro, allora scrivi nella barra degli indirizzi chrome://flags e premi invio. Una volta qui cerca Dark, apri questo menu a tendina e seleziona Enabled with Simple CLab Based Inversion, che tra tutte le opzioni disponibili risulta essere quella migliore. Dopodiché è necessario riavviare il browser cliccando qui. Adesso ritorno sul sito di prima e come per magia, nonostante non fosse compatibile con il tema scuro, tutte le parti che erano bianche e troppo luminose sono state modificate. Ma per le applicazioni di Windows, purtroppo una funzione del genere non esiste. E se il tuo lavoro richiede di passare molte ore al giorno, ad esempio scrivendo, per evitare il burn-in non puoi usare nessuna di queste. E a peggiorare le cose, su Windows 10, oltre che su WordPad, non c'è la possibilità di avere il tema scuro nemmeno sul blocco note. Quindi ho continuato le ricerche per trovare delle alternative migliori e sempre gratuite, ovviamente. Al posto di WordPad, per esempio, è possibile usare altri strumenti sia online che offline. Il primo è Google Doc, dove grazie a questa estensione è possibile ottenere il tema scuro anche su PC.
e come puoi leggere qui, funziona su qualsiasi sito. Quindi se non dovessi trovarti bene con la funzione di prima, perché non vuoi che tutto venga cambiato sempre automaticamente, con questa estensione, facendo letteralmente due clic, deciderai tu su quali siti applicare la modalità scura da qui in avanti. Se invece non vuoi scaricare alcuna estensione, puoi usare Notion, che si adatta da solo al tema impostato nel proprio browser ed è comunque semplice da usare nonostante sia in inglese. Entrambi, una volta aperti, possono continuare ad essere utilizzati anche senza connessione. Però se hai bisogno di qualcosa che funzioni completamente offline, allora conviene utilizzare qualcos'altro, come Obsidian, oppure la migliore alternativa del blocco note che ho trovato. Si scarica direttamente dal Microsoft Store e si chiama Notepad App. È già predisposta con il tema scuro e ha varie funzioni che la rendono nettamente superiore in confronto al semplice blocco note di Windows. Il sesto consiglio riguarda il multitasking e chi è abituato a posizionare le finestre sullo schermo dividendolo in due o più parti. Queste linee che indicano i contorni, nel lungo termine, tendono a diventare permanenti sullo schermo. Quindi se vuoi evitare che ciò accada, dovrai ricordarti di spostarle di tanto in tanto. Oppure la cosa migliore è usare direttamente la combinazione di tasti Alt più Tab, che permette di spostarsi velocemente tra le varie schede aperte, anche quando le si utilizza in modalità schermo intero. Però queste piccole accortezze non sono sufficienti ad evitare il burn-in. Quindi se tieni davvero la durata del tuo OLED, ascolta attentamente i prossimi consigli, che riguardano l'utilizzo vero e proprio del monitor, a prescindere che si tratti di produttività oppure svago. Nel caso non lo sapessi, infatti, ogni OLED ha delle funzioni che prevengono e rimuovono il danno temporaneamente creato al proprio schermo dopo averlo utilizzato per molte ore di seguito. Pensa che alcuni processi avvengono addirittura nel frattempo che lo si sta utilizzando. Perciò, essendo programmati in modo tale da svolgersi automaticamente, dovrai preoccuparti di rispettare alcune cose super importanti. La prima è di non utilizzare il monitor per più di 4 ore di fila. Nel mio caso, infatti, ho notato che dopo averlo utilizzato così tanto, una volta spento inizia subito il pixel cleaning. Il LED inizia a lampeggiare e viene effettuato il processo di pulizia dei pixel più breve, che dura attorno ai 4 minuti ed è fondamentale per prevenire il burn-in. Tuttavia, ho notato che non inizia esattamente dopo aver usato il monitor 4 ore di fila. È un tempo che si accumula e si resetta con l'esecuzione. Il che significa che se hai fatto una sessione di 3 ore e 55, alla prossima accensione l'OLED avrà bisogno di fare il pixel cleaning dopo soli 5 minuti. Quindi un consiglio decisamente migliore rispetto a evitare di usarlo per un periodo troppo lungo è semplicemente quello di spegnerlo quando ci si deve allontanare dal PC. In questo modo non dovrai più preoccuparti di sommare continuamente il tempo di utilizzo per evitare di superare le 4 ore, perché ogni volta darai al monitor la possibilità di fare il pixel cleaning breve. E a meno che tu non sia una macchina, quei 4 minuti dove vieni interrotto da un messaggio o una chiamata, oppure sei costretto ad alzarti per fare qualcos'altro, ci sono sempre. E per lo stesso motivo, probabilmente ti capiterà di dimenticarti di spegnerlo. Perciò, se il tuo modello lo permette, assicurati che nel suo menu sia impostato lo screensaver che si attiverà dopo qualche minuto di inattività per evitare il burn-in. Altrimenti, puoi cercarlo anche all'interno del tuo sistema operativo e gestirlo da lì. La seconda cosa, invece, è quella di non interrompere mai un processo di pixel cleaning in esecuzione. So che sembrerà ovvio, soprattutto se il tuo monitor lampeggia in questo modo, ma non mi riferisco solamente ai cicli brevi. Oltre a quelli, infatti, ne esistono molti altri, che a quanto pare sono impossibili da prevedere, capire quanti siano o quanto durino. E a peggiorare le cose è che la loro interruzione può creare dei difetti evidenti come questo. Fortunatamente nel mio caso si è trattato solo di un danno temporaneo che è sparito dopo un paio di giorni, ma sono abbastanza sicuro che si sia creato per la mancanza di corrente. Quindi per non interrompere i processi lunghi ed evitare certi danni, è fondamentale che anche dopo aver spento il PC, l'OLED continui a ricevere elettricità. Ciò vuol dire non staccare la sua spina e nel caso avessi una presa come questa, lasciare il suo interruttore acceso. E anche la terza cosa ha sempre a che fare con il pixel cleaning. Alcune persone, infatti, hanno così tanta paura del burn-in che finiscono loro stesse per provocarlo. Come? Effettuando i cicli di pixel cleaning manualmente. Nell'eventualità in cui dovessi notare qualcosa di strano sul tuo schermo, quindi, come per esempio il difetto di prima, lascia che sia l'OLED ad eseguire i suoi cicli automatici per rimuoverlo. Altrimenti, invece che risolvere il problema, rischierai di peggiorarlo e renderlo permanente. Però, certe volte, è possibile cascare in una specie di trabocchetto. Su alcuni modelli, infatti, ogni tanto può comparire un avviso del genere che suggerisce di effettuare un pixel cleaning. Da ciò che ho letto in alcuni commenti, accettarli è sconsigliatissimo. Questi descrivono che il risultato sarà un'immagine migliore, ma ogni pixel ha un suo voltaggio. Di conseguenza, se alcuni di essi sono degradati,
per equilibrare le cose verranno alterati anche i pixel circostanti. Ora non so dirti se questo sia effettivamente vero oppure no, però se ci pensi equivale a fare un ciclo manuale mentre si utilizza l'OLED, che come sappiamo già possono essere dannosi e peggiorare i difetti del proprio schermo. Perciò conviene direttamente non effettuare nessuno dei due. Ciò che ti consiglio invece per fare in modo che i pixel durino nel tempo è regolare correttamente il livello di luminosità. Usare le impostazioni migliori per il tuo modello specifico è la cosa più importante, e come trovarle facilmente l'ho spiegato in quest'altro video. Quindi se oltre ad evitare il burn-in vuoi ottenere colori e prestazioni superiori, ti consiglio di guardarlo.